Ciao a tutti ragazzi, qua è Megozzo, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero tutto alla grande, perché non si può dire lo stesso per le mie condizioni fisiche di salute. Vabbè, lasciamo stare, perché prima che inizi il video mi voglio scusare per il fatto che non sono stato, cioè non vi ho portato video per due giorni, tre, quelli che sono, non me lo ricordo, perché sono stato male e ragazzi, appena si sono presentate le condizioni umane per poter registrare, eccomi qui, quindi ci tengo a scusarmi se sono stato assente 3 o 4 giorni, non mi ricordo esattamente quanto è stato, per cui scusatemi ancora, però ero malato, veramente malato, e direi, cioè non riuscivo proprio a registrare. Bene, quindi torniamo a bomba, scusate se non posso guidare perché c'ho manco la voce, non c'ho manco quella. Torniamo a bomba in questo nuovo video dove Ronaldo Junior, attenzione, un ospite speciale. Io, ovviamente io, faremo una cosa assurda, cioè Ronaldo Junior mi chiede di spiare, vabbè raga, non voglio spoilerare perché comunque penso che l'abbiate anche capito dal titolo, però attenzione, siccome la vita reale ragazzi forse tra un po' giungerà al termine, non si sa, dipenderà da voi, quindi mi raccomando, spoilerate il video e iscrivetevi al canale ragazzi, perché questa sera deve andare avanti assolutissimamente. Vedremo cosa succederà. Vi ricordo che a fine video potete essere salutati. Basta che vi cercate @RealAntony, ragazzi. Io vi aspetto, così vi posso salutare. Mi raccomando, fatelo. Ragazzi miei, benvenuti a casa del nostro Ronaldo Junior. Allora, bene, direi che siamo belli carichi, belli pronti per questo nuovo, nuovissimo episodio. E però c'è qualcosa che non va, ragazzi. Ronaldo Junior lo vedo un po' moscio oggi. Guardatelo. Lo vedo moscio anch'io. Cioè, vedete, tipo scazzato, annoiato, ecco, cioè lo vedo un po' che oggi si è alzato con la luna storta, anche se luna in cielo non ne sta. Ok, questa freddura la potevamo risparmiare. E sapete quando ci sono quelle giornate, no? Che sono le 3 e le 4 di pomeriggio, dal tempo penso così, infatti sono le 3 o 4 di pomeriggio, e non sapete che fare, siete annoiati a morte, no? Infatti si sta annoiando a morte Ronaldo Junior. Riprendere la Porsche, fare il pazzo con la polizia, fare altre pazzie, dato che tutti voi avete detto no Omega, perché le pazzie di Ronaldo Junior devono finire? E voi aspettate allora che ne arriveranno delle altre, saranno più belle di quelle che abbiamo già visto. Quindi no, mi sto annoiando, perché non posso prendere una macchina e fare qualcosa? No ragazzi, direi che meglio lasciarlo stare, anche perché Cristiano, come sapete, è agli allenamenti. Io sono da solo. Giorgina è in casa. E raga, aspetta, cosa ho appena detto? Giorgina è in casa, sì, giusto. Jasmine, ragazzi, è a lavoro. Quindi io mi sto letteralmente rompendo. Non mi va di prendere delle auto. Potrei fare a rissa con le guardie dell'FBI, fare bordello, ma sinceramente, ragazzi, mi sto annoiando. Oggi è una giornata pessima. Cioè, no, forse era meglio non nascere, così di questa giornata non la vivamo. Puoi trovare o provare a fare qualcosa, potrei fare il bagno con i vestiti, così domani ci alziamo con la broncopolmonite. No, Ronaldo Junior, se no poi ti alzi che sei uguale a me, che sono malato anche io come te, quindi fidati, non lo fare, meglio evitarlo il bagno. Quindi ragazzi, a questo punto, che cosa possiamo fare? Ci sono! Benvenuta alla mega idea! Sì, possiamo chiamare Omegozzo. Cioè io... Quindi ora chiamiamo Omega. Bello fratello, vieni a casa mia, muovete, te devi muovere, schiere. Pazzo Ronaldo Junior. Ok, penso che abbia capito. In realtà dovrei fare io la parte di Omega e non dovremmo interpretare Ronaldo Junior. Però ragazzi, parlo con lui, lo trovi qualcosa da fare, vediamo. Posso fare il colpo segreto e schiere? Ah! Oh. Ok, ci siamo spaccati la testa. Mamma mia, Ronaldo Junior. Ecco che io arrivo nel gioco, perché starò arrivando sicuramente. Facciamoci tuo coccole con Rex, il nostro cagnolone. Ciao Rex! Ragazzi, non è un patato questo cane. Nessuno mi ha mai detto Omega, il cane è bello. Perché forse non tutti se ne sono accorti, ma quella razza su GTA non esiste. Cioè, forse non ve ne siete accorti, ma avete mai trovato quel tipo di cane? Io direi di no, perché tecnicamente non esiste. Adesso dobbiamo trovare qualcosa da fare ora che arriva Omega. Perché ragazzi, cosa facciamo quando arrivo io? Dobbiamo pur trovare qualcosa da fare. O facciamo ammazzate, Omega e Ronaldo Junior fanno a botte.
A caso, perché non sanno che fare. Oppure, boh, ci facciamo un giro, parliamo, non lo so, qualcosa dovrò pur fare che me sto annoiando, me sto annoiando, me sto annoiando, annoiando. Ok, basta. Penso che io sia finalmente arrivato nel gioco. Per cui ancora non ho ben capito questa cosa. Comunque, grazie, guarda, per avermelo portato. Grazie così, ok, a posto, tranquillo. Te ne puoi andare, fra. Dobbiamo fare il bordello, te ne devi andare. Ragazzi, secondo me, guarda, hai capito che sei andato? Non lo so. Comunque, mi desta sospetti. Cosa è successo a Omega? Cosa è successo alla mia versione di GTA nel gioco? Allora, perché ti sei fatto pelato? Cioè, ragazzi, non ho ben capito cosa mi sia successo, sinceramente. Ma non ho i capelli. Cioè, guardate. È bello dire Omega ci sta dicendo. Sembra come se stessi del gioco, magari ci stessi veramente dentro. Insomma, ragazzi, a quanto pare la mia versione di GTA si è letteralmente tagliata i capelli a zero, almeno questo è quello che sta dicendo lui. E per la fretta si è dimenticato il cappello che io uso sempre, che adesso non ho, e gli occhiali che se li è dimenticati per la fretta di venire qua. E quindi ci ha spiegato la situazione. Vabbè, non mi interessa, tanto sei più figo, sono più cringe, ragazzi, con i capelli pelati, porca miseria. E poi pelati, cioè, saranno 2-3 cm. Ragazzi, Ronaldo Junior e Omega stanno discutendo su quello che possono fare oggi pomeriggio, ma guardando bene la mia faccia, senza capelli, sembro un maledetto alieno, porca miseria. Ma che regia, ma perché avete fatto sta cosa? Sembro un alieno, sembro. Perché? Vabbè, ragazzi, in ogni caso. Oh, zitto, zitto! Shh, stai zitto! Ti stai zitto un attimo. Oh! Ma è Giorgina, ragazzi? Sì, è Giorgina. E siete anche un fruscio di. Ma non avrà mica. Aspettate, oddio, sto capendo che sta facendo. Non avrà mica acceso la doccia, si starà spogliando. Oddio, forse dovremmo andarcene di qua. Senti, fratello? Lì c'è mia madre che. C'è mia madre, sì. Mia madre che si sta per fare la doccia, quindi dovremmo andare. Anche perché dobbiamo cercare anche qualcosa da fare. Anzi, visto e considerato il fatto che Cristiano Ronaldo non è in casa, oddio, vorrei prendermi una scaricata di mazzate. Visto che ragazzi Ronaldo non è in casa, possiamo spiare la mamma, cioè possiamo spiare Giorgina mentre si fa la doccia. Puoi fare vedere le foto a papà, papà si incazza come una bestia. Dai, 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 è fatta, è fatta! È fatta, è schere! Colpo segreto, tiè! Così a caso agli amici Ronaldo Junior fai i colpi segreti. Nasconditi, fratello, vieni, nasconditi, nasconditi qui. Comunque, cioè, è la moglie di nostro padre. Nel senso, noi ragazzi facciamo la foto perché ci teniamo per noi. Ronaldo Junior è un monello perché non so perché colleziona tutte le foto delle ragazze. Sei venuta, ancora non si è capito sta cosa. Prima l'ha fatta a Jasmine, allora è fidanzato con Jasmine. E me lo sta facendo anche a Giorgino. Ma c'è Omega? No, ecco, c'è. Oh, fratello! Ascoltami, ti conviene fare una foto adesso? Non avrei mai più l'occasione di vedere Giorgina Rodriguez. Turbato, vabbè, almeno fai da palo, che ne so, ancora arriva qualcuno. Metti che arriva mio padre, ragazzi, siamo fregati, siamo seriamente fregati. Intanto lei, ragazzi, sta facendo la doccia, non ci sente per niente. Dai, adesso è il momento, Ronaldo Junior, mettiti qua, piano piano. Mamma mia, ragazzi, e chi è Ronaldo Junior? Madonna santa! Queste ragazzi vanno dritte dritte nel riformatorio di scuola. No, Radoginio, che stai dicendo? Omega, ci sei? Che ragazzi, io mi vedo un po' ritardato nel gioco ultimamente, cioè ultimamente, oggi. Comunque, questa ce la salviamo, bella per te, mi è piaciuta, salva la foto nella galleria. Dei rumori, Giorgina, si sta un po' insospettendo, anche perché sta facendo la doccia, non è nuda. Meno male che non è nuda, sennò papà si sarebbe proprio incazzato. Perché da quando papà è stato scoperto essere paparazzato sotto la doccia, allora ha detto sia a Giorgina che a Jasmine di fare sempre la doccia mai nuda e con i vestiti da bagno. Che alla fine, diciamo, è la stessa cosa, in bikini, insomma, la stessa cosa. Così ci sta, ragazzi, mamma mia, Ronaldo Junior, fotografo provetto. Mi dicono dalla regia, fotografo provetto. Se ne accorga, quindi forse 3 foto basta, ne avanzano prima che intaso il rullino delle foto di Giorgina, bella bomba. Omega? Fratello, hai fatto buona guardia, mi piace così. Senti, guarda, ti piace questa foto di Giorgina? Oh merda. Togli, 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 Ronaldo Junior! Ciao papà! Ronaldo Junior, mi togli col telefono! Ragazzi, non me lo fa togliere! Sto provando tutto, se me lo fa togliere! Oddio, c'è tipo Omega che sta dicendo: non è come sempre, non è come sempre. Ronaldo che sta per dire: ora mi date spiegazioni o prendete e mazzate. Papà? Senti, ti posso dare una spiegazione? Senti, sto facendo un set fotografico alla mamma. Guarda, ti piace? Ci sta una bella foto. Ti piace? No, non ti piace. Omega, spiego io. Fermo, fermo. Spiego io.
Ah, stavo facendo un set fotografico in segreto per farlo vedere alla mamma. E poi lo faccio vedere anche a te. Ronaldo Junior, la scusa più brutta che ti potessi inventare. Era un set fotografico per la mamma, liscio, tieni il corpo segreto. Ok, ha fatto una foto. Papà, era un set fotografico per la mamma senza che nessuno lo doveva sapere. Ma era per Giorgina, non per te, colpo segreto. Ronaldo Junior, gli stai mancando un po' a tutti i colpi segreti ultimamente. Oh, mega, invece di filmare, perché non mi dai una mano? Non ci credo, ragazzi, non ha voluto filmare Giorgina seminuda. Oh, e si mette a filmare io e Ronaldo che facciamo a botta. Aia! Oh, ma sei scemo, ora che fa male. E porca miseria. Oh, mega, Ronaldo Junior contro Ronaldo. Lo stiamo asfaltando. Papà, non ci puoi picchiare con la mazza. Siamo 2000 renni. Cioè, forse Omega no. Te l'abbiamo accoppato. Grande Omega, si è rialzato. Tieni il colpo segreto. Ragazzi, papà è talmente possente che quando fa il colpo segreto me ne volo. Madonna, che accoppiata. È caduto. Papà, ma quanta energia è finito. Magari queste energie le usassi in Champions League invece che per picchiare noi. No, ho fatto il colpo segreto a Omega. Oddio, ma... Papà, fermo! C'è la mamma! Poi pensa male! Non dire niente! Ragazzi, se dovesse saperlo Giorgina in queste condizioni, con quella mazza in mano... La vedo un po' dura, sinceramente. No, stavamo giocando e... Non si sa bene cosa è successo. È scattata qualche foto... Guarda, mamma, ti ho fatto un servizio fotografico, lo vuoi dire? Ho fatto il fotografo provetto invece di chiamarlo uno a $100 l'ora, yeah! E della rissa, mamma, stai calma, stai molto calma, mamma, mi raccomando, stai calmissima. Ce l'abbiamo fatta. Poi se Giorgina si incazzerà, lo deciderete voi nei commenti. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, questo mega ritorno, prima di tutto della mia versione su GTA, pelato! E di Ronaldo che ha sgamato Omega e Ronaldo Junior a fare le foto. Oh, bellissimo. Pollice in su. Iscrivetevi al mio canale Ozzo, ragazzi, per non perdere tutti i prossimi video con Ronaldo Junior, Omega, Ronaldo e Giorgina a bomba, per essere sempre aggiornati. Quindi mi raccomando, attivate la campanella delle notifiche. Tra l'altro vi ricordo che trovate le mie maglie ufficiali, le felpe come questa qui, giù in descrizione. Quindi passateci. E salutare Maniaco della Tecnologia, Francesco 288, Francesco Scarnera 39, Ivan 07 Porro e Alessandro Bisetto. Questi sono i 5 pomerini che abbiamo salutato insieme oggi a Ronaldo Junior. E come dico sempre, dice sempre anche Ronaldo Junior, venite a seguirmi su Instagram, trovate sia il mio che il suo in descrizione. Quindi basta che cercate chiocciola Reale Anthony, mi venite a seguire, ragazzi, e sarete salutati in tutti i prossimi video. Vero Ronaldo Junior? Basta, mi gira la testa qui. Bene, io direi che per questo video è tutto. Ora vedremo la reazione della mamma, che ragazzi dipenderà da voi. Magari c'è un altro episodio bello figo a parte. Fate sapere la vostra. E noi ci becchiamo al prossimo video. Grazie per essere stati anche con me quest'oggi, ragazzi. Come Gozzo con la voce rauca. E se becchiamo al prossimo video, ciao.